diventata pubblica la notizia che Papa Francesco sarà in visita a Milano il 25 di marzo. 25 di marzo. Il 25 marzo sarà un sabato. Moltissimi milanesi già lo sanno e sarà un giorno di festa e di gioia per la città e l'intera diocesi, perché arriverà Papa Francesco. Mentre ancora tanti hanno nella memoria la visita di Benedetto XVI, quando la celebrazione presieduta da lui al Parco Nord di Bresso, a conclusione di Family 2012, fece registrare oltre 1 milione di fedeli. Il sabato, diciamo così, di Papa Francesco si situa in Quaresima e tuttavia, essendo il 25 marzo solennità dell'Annunciazione, prevale questa festa liturgica. Per l'intera diocesi poi segnerà il periodo in cui si conclude l'importante visita pastorale cosiddetta feriale, portata a tutti i decanati e fortemente voluta dal cardinale Scona. Tre i papi che hanno preceduto Francesco a Milano, anche se le visite in realtà sono state 4. Poiché San Giovanni Paolo II fu in diocesi nel 1983 per la conclusione del 20° congresso eucaristico nazionale e nell'84, nel quarto centenario esatto dalla morte di San Carlo. Poi Papa Ratzinger nel 2012, accolto dal cardinale Scola in Piazza del Duomo, che fu in città per ben 3 giorni, celebrando anche messa in Duomo e incontrando nello stadio di San Siro i cresimandi. E poi vi fu il momento magnifico della Scala. Se torniamo invece in antico, fu Martino V, di ritorno dal Concilio di Costanza, a sostare in città nel 1418, quando dedicò solennemente il nuovo altare della nuova cattedrale di tutti gli ambrosiani, il Duomo. E sono 2 i papi che a diverso titolo sono legati alla diocesi di Milano. Achille Ratti, Brianzolo, elevato al soglio di Pietro con il nome di Pio X quando era arcivescovo di Milano. Così come il beato Giovanni Battista Montini, lombardo di nascita, che divenne papa il 21 giugno 1963. Anche lui in quel momento era alla guida della Chiesa Ambrosiana. Eminenza, un annuncio bello, una grande gioia, il Papa sarà con noi il 25 marzo. Sì, è un grande dono che il Papa ci fa, perché visita una metropoli importante e tutta la diocesi, però col ritmo di vita che ha, col tempo evidentemente limitato che ha, è un gesto di predilezione per Milano, di singolare efficacia. Adesso sta a noi prenderlo molto sul serio e ci formuleremo bene il programma e ci prepareremo attentamente in tutte le parrocchie, in tutte le aggregazioni di fedeli, anche cercando il più possibile di dialogare con questa grande città, questa realtà plurale, in modo che la presenza fisica del Santo Padre, perché il faccia a faccia è insostituibile, sia uno grande fattore di ulteriore crescita per Milano. Questo è una cosa a cui teniamo molto e non abbiamo tanto tempo, quindi dobbiamo metterci al lavoro subito. Una giornata. Una giornata, sì, come sempre in Italia, sì. Soprattutto legato all'agenda, però sarà in atto nell'ultima fase la visita pastorale, questo è indubbiamente un elemento molto significativo e molto importante. Sì, e beh, poi la festa come tale. Questo. Sicuramente sarà un luogo in cui il Papa passerà, non sappiamo ancora quale, perché questo dobbiamo ovviamente concordarlo anche con le autorità civili, le autorità carcerarie e col Papa stesso. Cioè il programma è tutto in fieri. Potrebbe esserci un passaggio in un quartiere di periferia particolarmente provato, ma è inutile fare nomi perché sono tutte ipotesi per il momento. Grazie, grazie a tutti. Grazie.